che colpiscono due cose. Innanzitutto la leggerezza e la vivacità, specialmente nell'ultima lettera, no? Che si contrappone poi alla privazione della libertà, che è la cosa peggiore che un uomo possa soffrire nella sua vita. Seconda cosa, la novità del fatto che Pino Rauti entra in un testo scientifico destinato all'università. Quindi io credo che quella sia la caduta di un mattone del muro che ha impedito a una certa cultura di affermarsi e di rivendicare le proprie ragioni. Questo oggi è un passo avanti importante, specialmente se lo contrapponiamo al fallimento totale dei dogmi culturali della sinistra europea. Io credo che questa sia una cosa importante e quindi qui va reso merito all'associazione Centro Studi Pino Rauti. E tra l'altro potete anche effettuare l'iscrizione nell'atrio all'ingresso. Ecco, ora abbiamo messo parecchio carburante e entriamo nella seconda parte della serata con il confronto che faremo adesso. Parleremo di tutto ciò che abbiamo visto finora. Lo faremo con Silvano Moffa, con Giuseppe Parlato, storico, con la presidente del Centro Studi Pino Rauti, Isabella Rauti, il consigliere regionale campano di Fratelli d'Italia, Luciano Schifone, e Pasquale Viespoli. Ecco, io partirei proprio da Silvano Moffa. Rintracciando un po' alcuni video di Pino Rauti, così per approfondire, ne ho trovato uno che risale al 91. Lui fu ospite di una trasmissione su Rai 3 e disse esattamente questo, ha segnato: dall'abisso in cui è precipitata l'Europa non si esce se non si è partecipi dei grandi processi storici. Una frase appiccicabile ai tempi odierni, o no? Sì, assolutamente sì. Intanto consentimi di ringraziare ancora una volta Isa e Alessandra per il lavoro che stanno facendo, perché è stato un lavoro, è un lavoro straordinariamente importante. Ne abbiamo parlato l'anno scorso e a distanza di un anno vedo che la ricerca di archivio si sta fornendo materiale abbondante per ricostruire la figura straordinaria di Pino Rauti. Certo, quella frase sull'Europa credo che sia di estrema attualità. Io ricordo un episodio in cui Rauti, parlando dell'Europa e parlando del primo allargamento dell'Europa, quindi diciamo in una fase abbastanza vicina di quella che è stata la sua esperienza di parlamentare europeo, ebbe a criticare fortemente le politiche prodiane, all'epoca Prodi era commissario in Europa, soprattutto le politiche di allargamento dell'Europa. Usò una espressione un po' cacofonica, lui stesso in qualche misura la criticò, però rendeva il concetto, perché Rauti contrastava quella che definiva la ideologia dell'allargamento, l'ideologismo dell'allargamento, che è stata un po' la mina vagante con la quale poi l'Europa sostanzialmente è arrivata alla situazione di sostanziale decomposizione nella quale attualmente si trova. E devo dire che Pino Rauti in effetti era un uomo profondamente europeo. Aveva una concezione molto alta, molto nobile dell'Europa delle patrie, dei popoli, l'Europa delle nazioni. Il suo concetto nazional popolare traguardava quella immagine, quella figura di un'Europa che nasceva dai popoli e non evidentemente dalle alchimie burocratiche delle tecnostrutture europee, e non era certamente l'Europa della finanza che ormai le popolazioni europee hanno potuto saggiare sulla loro pelle e conoscere sulla loro pelle. Era l'Europa dei popoli, era la grande Europa che veniva in qualche modo nel primo Novecento italiano illustrata da grandi autori, da pensatori, perché Rauti è stato soprattutto questo, un uomo che ha anticipato con le sue riflessioni i tempi e ha saputo in qualche misura configurare quello che sarebbe stato il disfacimento dell'Occidente.
andando a scavare in quelle che erano all'epoca, nel primo Novecento, le analisi dei Genon, degli Spengler, andando cioè a rivisitare anche quel filone culturale che in qualche modo l'illuminismo e il razionalismo aveva sostanzialmente messo da parte. Una volta ragionando proprio in uno dei convegni dedicati alla figura di Pino Rauti, su quello che è stato l'insegnamento che ha dato un po' a tutto il nostro mondo, alla destra italiana, con il suo spirito, con il suo coraggio, che emerge da quelle lettere, che dà un po' la figura, che dà la esatta figura di Rauti, un uomo estremamente coraggioso perché forte delle sue idee, dei suoi convincimenti, un uomo che non temeva nei momenti difficili di difendere posizioni che potevano apparire anche estremamente moderne e avanzate, tanto che nello stesso partito nel quale si militava venivano qualche volta considerate un po', come dire, frutto di quella immaginazione che non sarebbe mai andata al potere. In una bellissima intervista, proprio parlando dell'Europa, qualcuno gli contestava il fatto che fosse un po' immaginifico nelle sue analisi e che fosse spostata la sua analisi molto sul profilo culturale e molto sul profilo della concretezza politica. E lui con quella semplicità che ne faceva essere un uomo veramente straordinario, rispose e dice: ma io non pretendo di parlare dell'oggi, io cerco di parlare di quella che sarà l'Italia di domani e l'Italia di dopodomani. Io cerco di individuare quelle che sono le crisi nelle quali si tormenterà l'Occidente. Una delle grandi analisi, di grandi approfondimenti di Rauti è per la prima volta a destra, devo dire, nel nostro mondo, che era un po' asfittico sotto questo aspetto, Rauti cominciò a parlare dei problemi demografici, dei problemi dell'ambiente, cioè introdusse alcuni filoni culturali che erano estranei alla cultura della destra, direi alla cultura del movimento sociale in particolare. Cercò in qualche modo di individuare dei percorsi da intellettuale e da analista qual era, anche individuando un metodo di lavoro. Io credo che questo metodo di analisi sia la grande novità che lui ha introdotto nel movimento sociale italiano, e l'ha introdotto anche parlando dell'Europa, per cui quella frase che è stata poc'anzi citata oggi credo che sia di grande e di estrema attualità. Ecco perché bisogna ancora scavare nell'archivio, ecco perché è importante ritrovarsi magari ogni anno con qualche elemento in più per cercare di comprendere l'attualità del suo pensiero. Un grande rivoluzionario dello spirito, prima ancora che della operatività politica, un grande uomo che seppe coniugare nazione e socialità con una sintesi nuova all'interno di un panorama politico che a volte lo tacciava di essere troppo spostato a sinistra perché parlava di sfondamento a sinistra, che non era un andare a sinistra, ma era contrastare sul terreno della socialità, della cultura avanzata, di un socialismo tricolore che nacque proprio in quegli anni, quella che era la demagogia del marxismo. E anche qui voglio ricordare un aneddoto importante che pochi ricordano, ma essendone stato involontario protagonista accanto a Rauti, io credo che sia un aspetto importante anche nella ricostruzione storica del movimento sociale italiano, quello che sto per dire, perché spesso sentiamo dire che il movimento sociale è stato un po' come dire, sdoganato nel periodo cossigliano, no? Non è così. Se dobbiamo parlare di una grande, importante apertura nei confronti del movimento sociale italiano, questa avvenne nel 1990, quando Rauti, siccome fu il latore di quel messaggio, in quanto arrivò il capo della segreteria di Rauti, mi arrivò quella lettera, quando fummo invitati da Bettino Craxi a partecipare al congresso di Rimini, che non fu un congresso come tanti altri, fu un congresso traumatico per la sinistra italiana, perché quello fu il congresso delle nuove povertà,
in cui in qualche modo da sinistra Craxi andava individuando un percorso di socialismo reale e concreto che abbattesse il marxismo. Quello fu il congresso in cui il Partito Socialista spostò l'asse della riflessione culturale da Marx a Proudhon, andando a individuare un percorso molto più libertario, molto più aperto e sicuramente in qualche modo molto più assonante rispetto a quello che da questo versante Rauti da tempo andava sostenendo, che portò a questo incontro a Rimini. Ne parlarono i giornali, ma era il periodo in cui alla destra si dava poco spazio, ma quello fu un momento di estrema importanza dal punto di vista culturale, perché in quel momento ci fu un riconoscimento indiretto da parte di Craxi di quello che era il ruolo che Rauti aveva esercitato soprattutto a livello culturale, spostando l'asse della riflessione e dell'analisi anche all'interno di un mondo che, come dicevo, era molto restio ad accogliere nuovi filoni culturali e nuove esperienze sul terreno intellettuale. Quella di Rimini fu una grande occasione nella quale si ritrovò anche il fervore di quella che poteva essere una realtà diversa del movimento sociale italiano, ma che poi ebbe purtroppo altri percorsi che segnati anche da episodi che forse qualche volta sarebbe bene ricostruire anche per un po' ridare giustizia alle tante cose improprie che sono state dette di Pino Rauti. Grazie.